Io di Jennifer ero il fratello. Con lei ho condiviso i giochi. Con lei ho condiviso i sogni. Io di Jennifer ero il fratello e l'amico. Oggi, dopo tutto quello che è accaduto, sono il fratello e l'amico di tutte le donne uccise da mani maschili, di tutte le donne maltrattate da mani maschili, perché io ero di Jennifer il fratello e l'amico, e sono un uomo che non si riconosce con i maschi violenti e assassini. Io sono un uomo e dico basta. Quelle mani omicide uccidono anche il mio essere, perché io sono un uomo e voglio urlare insieme a tutte le donne e a tutti gli uomini, non una di meno. Grazie. Anche la città di Pescara scopre drammaticamente sulla sua pelle il tragico fenomeno della violenza di genere, in particolare la violenza contro le donne. Il sacrificio della giovane e bella Jennifer Sterlecchini è un colpo di lama sulle nostre coscienze. Quella terribile mattina del 2 dicembre, nell'appartamento di via Acquatorbida, quartiere di Fontanelle, Davide Troilo ha colpito alla gola anche tutti noi che, come ha urlato Jonathan Sterlecchini, diciamo basta ad ogni forma di violenza. Solo nel 2016 le vittime in Italia sono state 117, un numero impressionante, ancora di più se si pensa che nel 2015 le cose non sono andate meglio. Già da diversi anni sono attivi su tutto il territorio i centri antiviolenza, un supporto fondamentale per tutte le vittime di maltrattamenti. C'è anche un numero gratuito dove poter far riferimento ancora prima della singola denuncia, è il 1522. A Pescara opera il centro Nanche, siamo andati a vedere come lavorano sul territorio. Comprendiamo bene il motto di questa grande manifestazione che c'è stata lo scorso 26 novembre, non una di meno, è davvero questo il desiderio quasi espresso con rabbia, davvero non una di meno, non se ne può più. Siamo con Rita Pellegrini, il centro antiviolenza Ananche, qui a Pescara. Dati scioccanti questi. È un dato che toglie sempre il respiro, non possiamo abituarci. Adesso ne parliamo e possiamo dire con forza ora basta. Noi lo diciamo tutti i giorni in un impegno che spendiamo presso il centro antiviolenza ed è la consapevolezza di sapere che appunto un terzo delle donne nel nostro paese, donne nate in Italia, donne che arrivano nel nostro paese, subiscono violenza all'interno di relazioni di intimità. Tali sono le relazioni che stabiliamo con un marito, un compagno, un fidanzato, che può diventare un ex e in quel momento, nel momento di chiusura della relazione, si diventa maggiormente esposti alla violenza. Quindi il nostro è un impegno per dire ora basta, il fenomeno è emerso, non è un'emergenza, è un fenomeno strutturale e ogni anno quando c'è un momento di riflessione sui dati che si raccolgono ci rendiamo conto che per quanto possano essere colpite più le donne in una fascia, no, adulta, emergono i casi anche di donne più giovani o di donne là negli anni più anziane, quindi proprio a testimoniare che è nella relazione
che avviene la violenza, ed è nella relazione che ci dobbiamo giocare il cambiamento, un cambiamento che possa coinvolgere uomini e donne sempre. Un ruolo importante in vista di questo cambiamento è quello del centro antiviolenza Ananche. Immaginiamo che io sia una ragazza che ha in qualche modo un problema serio con il proprio compagno. Vengo qui da voi, che cosa accade? Le donne arrivano al centro in modi diversi. Un contatto fondamentale è il contatto attraverso l'accoglienza telefonica, perché come diciamo tante volte, il telefono è un mezzo per superare la vergogna. La vergogna è un tratto comune quando si subisce violenza. Quindi il primo contatto è fondamentale, personale, attraverso una rete amicale, attraverso la rete più istituzionale, che è la rete dei nodi appunto rappresentati dal pronto soccorso, dalla procura, dal servizio sociale del comune. Cito quelli diciamo a contatto diretto, ce ne sono altri, possiamo dire, che subentrano successivamente. Quindi il primo contatto è fondamentale per dire che questo è un luogo dove si possa nominare la violenza, non avere timore di nominare la violenza e di poter insieme fare una valutazione del rischio, ovviamente no? Raccontando la storia, mettendo a proprio agio e agendo di conseguenza a seconda appunto delle situazioni che si presentano. Ecco, quali sono i vostri dati? Voi di solito annualmente li fornite compiutamente. Al momento, dopo diversi anni di attività qui nell'area metropolitana, quali sono i dati? Siamo attive ormai dal 2005, quindi ci tengo a sottolineare che appunto questa azione è nata fin dall'inizio in raccordo con la rete antiviolenza, proprio per sottolineare quello che dicevamo prima, e da subito si è resa indispensabile, no, raccogliere i dati, monitorare. Perché nel raccogliere i dati e quindi nel tenere insieme la prospettiva di genere, quindi guardare alla lettura del fenomeno per avere le chiavi poi per la risoluzione, cioè il nostro obiettivo è quello, no? Poter appunto dare strumenti per uscire dalle situazioni. Nell'arco del tempo il dato è stabile, ovviamente la lettura del dato non è mai neutra, cosa voglio dire? Che non è solo il dato quantitativo, in quel dato c'è un racconto, no? E quindi cosa vogliamo far emergere. L'anno scorso per esempio la nostra riflessione era sull'accoglienza, su chi arrivava all'accoglienza, no? Quante donne e quante richieste da parte appunto del territorio, ed è stata una lettura importante, no? Per valutare quanto l'azione appunto di sensibilizzazione sul territorio fosse giunta, no? Faccio un esempio, appunto la possibilità anche di servizi, di poter o comunque della rete amicale, di poter avere informazioni su come accedere al centro, e quindi una modalità anche per veicolare per esempio il 1522, che è lo ripetiamo sempre, il numero gratuito multilingue attivo 365 giorni l'anno. E per esempio questo è un elemento fondamentale per le donne italiane, e pensate anche per donne che appunto arrivano in Italia e non conoscono la nostra lingua. Sapere che c'è, questo a proposito, no, di far emergere il sommerso, sapere che c'è un numero che possa quindi nella lingua madre dare delle informazioni e dire anche del centro presente sul territorio è un elemento fondamentale per far emergere il fenomeno. Quindi dicevamo, la lettura, no, anche di come si arriva al centro di violenza ci aiuta a capire in che direzione dobbiamo andare, e in questo senso quest'anno per esempio possiamo dire che nell'arco dei 3 anni i contatti, cioè le richieste di aiuto, si sono raddoppiate, se noi consideriamo sempre, no, le ore in cui è aperto il centro. Cerchiamo comunque di garantire un'apertura tutti i giorni, siamo aperti dal lunedì al venerdì, i giorni dispari al mattino e i giorni pari al pomeriggio, ma appunto proprio consentendo. Quindi nell'arco della settimana il contatto telefonico, comunque nelle situazioni di emergenza, una reperibilità H24 attraverso un cellulare di servizio. Tutelando la privacy, perché è sempre molto importante questo aspetto, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, però immagino che avrete una varietà di storie, non storie tutte uguali. Ogni donna che arriva qui
porta il suo mondo, la sua relazione, e potrei dire accade, quello che accade nel colloquio con l'operatrice è qualcosa ovviamente di unico in quel momento, però c'è insieme la consapevolezza appunto di incominciare questo percorso, un percorso che viene condiviso con altre donne, e qui siamo un'associazione di donne perché c'è una scelta ben precisa. Facciamo parte di una rete nazionale, Donne in Rete contro la Violenza, dire che ha scelto questo, no? C'è ancora la necessità di avere un luogo dove le donne si possano riconoscere nella loro forza, nella loro assunzione di responsabilità del cambiamento. Ovviamente questo è un luogo che poi si va a collocare in una comunità più ampia dove ciascuno farà la sua parte. Si parla di rete per indicare che appunto siamo concatenati l'une con le altre, realtà diverse, con la responsabilità di ciascuno di noi. Parlavo prima del 1522, espressione appunto di un raccordo tra le istituzioni e il privato sociale. Parlavo della rete, di una rete che nasce nella città di Pescara a partire dal 2004, cioè con capofila il comune di Pescara, cioè l'impegno, no, di essere insieme, di portare una specificità che è un pensiero femminile ben preciso, cioè la violenza maschile è un fenomeno, la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale, cioè è ben chiaro chi l'agisce e chi la subisce. Quindi c'è un luogo dove questo si possa dire e si nominare, ma noi siamo in gioco come donne che vogliono agire il cambiamento in una comunità più ampia di uomini e di donne, quindi dobbiamo ripartire da questo. È un impegno quotidiano, ci siamo 365 giorni l'anno, il 25 novembre è una giornata importante, la sua denominazione precisa è Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne, quindi nella denominazione c'è un impegno ed è quello che abbiamo assunto. Siamo consapevoli che è complicato, abbiamo bisogno di essere sostenute per sostenere e per arrivare quindi a questo, al cambiamento, alla trasformazione. Le donne che arrivano si assumono questa responsabilità e viene quindi attraverso il nostro impegno riconsegnata ad una comunità dove, ripeto, ci sono uomini e donne. Aspettiamo la parola degli uomini, che non sentano questa come una questione che non li riguarda, ci riguarda tutte, donne e uomini. Tra le tante scintille che innescano la follia, certamente il trauma del distacco e dell'abbandono, proprio come è accaduto nel caso di Jennifer, che di Davide, e soprattutto di quel rapporto nel quale molti segnali preoccupanti erano già emersi, non ne voleva più sapere ed aveva trovato il coraggio di ripartire da zero. Purtroppo non riusciamo mai a portare a termine il progetto della separazione. Occorre avere sempre chiaro che il momento del distacco, il momento della separazione, il momento della fine di una storia, quando è su una struttura molto violenta, molto aggressiva, può diventare un momento così drammatico e così difficile che si arriva all'omicidio. E in questo caso il tentativo della ragazza di proteggersi attraverso la figura della madre e attraverso la figura dell'amica della madre, che in maniera surrettizia sono state chiuse fuori dalla appartamento dell'assassino, ci dice come le persone sottovalutino e non abbiano la percezione chiara di quanto sia rischioso affrontare il tema della separazione, soprattutto negli attimi finali, quando si devono scambiare le cose, quando si deve tornare ognuno alla propria abitazione, quando bisogna in qualche modo mettere il suggello e la parola fine ad una storia tormentata, drammatica, dai contenuti affettivi violenti e da autodistruttivi. Quindi occorre avere la consapevolezza piena che se c'è una storia drammatica, se c'è una storia difficile, se ci sono state minacce, se ci sono state percosse, se c'è stata violenza o anche solo rischio di violenza, l'attenzione, la precauzione deve essere massima, perché non ha senso piangere sull'ennesimo cadavere, ma ha senso progettare tutto in modo che questi fatti terribili non accadano mai più. Signora Boitani, adesso mi deve aiutare lei a capire certi punti che mi sono poco chiari. Insomma, io non voglio entrare nei particolari, però ci deve entrare. Questi sogni che sono scomparsi, il più importante dei quali è un amore grande
come ha detto lei. Insomma, io le chiedo di raccontarmi la dinamica, esattamente quello che è successo. Cerchi di capirmi, io non posso dirle esattamente come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore, pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo e così cresci con l'idea che l'amore è buono, buono e basta. Non ci sono cartelli che ti avvertono di stare attento o cani poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le regole le scrive chi è più forte di te. È successo esattamente come gli ho raccontato, brigadiere. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata di tutti i miei sogni. E invece pensa, nessuna conseguenza di te sostare senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa. Ovviamente fondamentale supporto anche legale all'interno di un'associazione, di un centro antiviolenza come quello di Nanche. Siamo con l'avvocato Selina Frondizi, che in qualche modo quotidianamente ha a che fare anche lei con storie particolari. Partiamo da un aspetto, l'aspetto della denuncia. C'è da fare una precisazione da questo punto di vista, no? Sì, certamente. Il fatto che viene detto spesso alle donne dovete denunciare, donne denunciate, è un fatto che bisogna però prendere seriamente in considerazione, cioè l'importante è far emergere la violenza e quindi ci sono dei luoghi. Uno di questi luoghi è appunto questo centro dove ci troviamo adesso, dove possiamo far emergere in tutta tranquillità una situazione di violenza nella quale stiamo immersi. Denunciare, cioè dal punto di vista legale, fare una denuncia formale alla pubblica sicurezza, in questura, dai carabinieri, alla procura della Repubblica, può essere anche controproducente, cioè noi siamo convinte che prima di fare una denuncia formale bisogna avere un piano di sicurezza e quindi dopo eventualmente fare una denuncia, perché può essere appunto controproducente che un maltrattante nel momento in cui viene notificata la denuncia fatta dalla donna che subisce il maltrattamento, la violenza, poi ha una reazione che è ancora peggiore. Quindi prima di fare una denuncia alle forze di polizia o alla procura della Repubblica, il suggerimento è quello di crearsi una situazione di totale sicurezza. Sotto l'aspetto normativo sono stati fatti molti passi in avanti, certamente ancora molto bisogna fare. Ad oggi com'è la situazione? Voglio dire, com'è la risposta da parte delle autorità da questo punto di vista? Sì, diciamo che negli ultimi anni noi abbiamo acquisito molte norme, cioè c'è stata un'evoluzione normativa rispetto ai maltrattamenti in famiglia, alla violenza di genere, ci sono stati tanti cambiamenti. Il punto è poi l'applicazione del diritto, ci troviamo sempre in questa situazione. Non solo il fatto che venga applicata o meno la norma, ma come viene applicata. E anche tutto il contesto nel quale si svolge un processo, per esempio, e qual è il ruolo e la posizione e la condizione in cui una donna che ha subito violenza poi viene trattata nel processo. Per cui c'è tantissimo da fare, ci sono per fortuna alcune buone prassi, se così le vogliamo chiamare, ma ancora c'è tanto da fare e credo che in questo sia fondamentale lavorare in rete. C'è una rete territoriale appunto sulla violenza contro le donne e alcuni nodi di rete sono molto importanti, per esempio il tribunale, la procura, le forze di polizia, i carabinieri, e credo che con loro si possa lavorare
anche per poter portare avanti quello che sono delle linee guida, per esempio, no? Per cui la collaborazione tra i diversi nodi può essere molto utile, perché affinché, diciamo così, il diritto che abbiamo, cioè le norme che abbiamo, vengano applicate nel miglior modo possibile. Immagino che da parte vostra ci sia anche un lavoro per in qualche modo far cadere quel muro che in molte potrebbe venire su, cioè il fatto di dire vabbè, ma figurati se la polizia oppure un magistrato sta a sentire le mie storie. E quindi in questo senso anche da parte vostra c'è una sensibilizzazione da questo punto di vista. Sì, certamente, noi cerchiamo di fare un lavoro di sensibilizzazione e siamo sempre a disposizione anche per fare della formazione. Io personalmente penso che la formazione insieme all'informazione siano due elementi fondamentali per l'esercizio dei diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Quindi formare anche il personale della pubblica sicurezza, dei carabinieri, ma anche lavorare con il magistrato, con il pubblico ministero, voglio dire, non è tempo perso, anzi è un lavoro che sicuramente aiuta tutti quanti a lavorare meglio. In conclusione, una sua valutazione per il lavoro svolto e che state svolgendo all'interno di questo centro antiviolenza, che realtà abbiamo in questa vasta area metropolitana? Questa è una domanda difficile, nel senso che non credo che sia tanto diverso quello che accade qui a Pescara o in altre città d'Italia. Penso che dappertutto succedono delle cose, che noi cerchiamo di essere presenti, cerchiamo di tenere questo centro antiviolenza aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, anche facendo molto lavoro di volontariato, appunto. Cerchiamo di agire facendoci conoscere anche nelle scuole, insomma, avendo il più possibile un rapporto capillare con la cittadinanza. Quindi questo credo che sia importante per far sì che questo sia un luogo dove le donne si possano avvicinare e far emergere il loro disagio, la loro situazione, la loro condizione di sofferenza, e noi così possiamo anche accompagnarle nell'uscita e nel percorso di uscita dalla violenza. Ci sta vedendo da casa una ragazza, sta facendo zapping, ha un problema, non riesce ad ammetterlo. Cosa gli vorresti dire adesso? Vorrei dire di non sentirsi sola, di chiedere comunque aiuto, di parlarne. A volte c'è un elemento che ci aiuta a richiamare l'attenzione, che è la paura. Quando si è nella paura c'è qualcosa che non va nelle relazioni. Chiaramente per vedersi con occhi diversi bisogna essere consapevoli di quello, ma già chiedere aiuto, sapere che ci possono essere luoghi, parlare, chiedere aiuto se si è giovani, agli adulti, a noi vicini, comunque spezzare l'isolamento, questo è fondamentale. E invece pensa, nessuna conseguenza.